Da quando avevo 11 anni fino a quando ne ho compiuti 24 avevo la dipendenza dalla pornografia ed ho provato a smettere perché sentivo che mi stava influenzando. Ma mi ci è voluto molto tempo per uscirne perché ne ero letteralmente dipendente e mi stava influenzando negativamente. Ora sono curioso, mi sai spiegare in che modo influenza l'uomo, se ci sono lati negativi, se ci sono lati positivi? Ok, senza alcun giudizio, quello che faccio è guardare le cose attraverso le lenti della biologia, in particolare attraverso le neuroscienze. Dobbiamo fare un passo indietro. E in base a quello che sappiamo sul testosterone e sulla dopamina, ci chiediamo che effetto ha la pornografia sul nostro cervello. Beh, prima di tutto, innesca il rilascio di dopamina e nel breve termine anche il testosterone. E questo proviene dall'osservazione del sesso, non dall'azione fisica tra due umani. Se pensi a qualcuno che guarda molti porno, quella persona sta ricevendo dopamina e aumenti di testosterone osservando il rapporto, non effettivamente impegnandosi nel contatto umano. E non dovrebbe essere una sorpresa sapere che queste persone fanno fatica ad avere rapporti romantici, perché il loro cervello non è stato condizionato per quella risposta. Inoltre, la ricerca della dopamina è ciò che fa scattare l'aumento del testosterone, ma con la ripetuta ricerca o l'attivazione del rilascio di dopamina inizia a diminuire, diminuire, diminuire ed in questo modo quel comportamento non causerà più il rilascio di testosterone. Ora le persone lo fanno compulsivamente per cercare di far uscire dal loro cervello qualche gocciolina di dopamina. Il porno e l'accessibilità ai porno è un vero danno per il cervello in via di sviluppo. Specialmente per il cervello in via di sviluppo. Ora sembra che tu sia riuscito a cambiare il tuo comportamento e ci vuole molta disciplina, immagino, perché è una di quelle cose che è anche meno ansiosa rispetto agli appuntamenti e alle relazioni in cui le persone sono vulnerabili da entrambe le parti e devono negoziare cose come, sai, il consenso, il tempismo e la comunicazione, tutte le cose che sono davvero difficili da fare ma che sono essenziali e questa è la chiave. Perciò penso che la pornografia sia un problema serio e a causa del modo in cui attinge a questi sistemi molto primitivi, secondo la mia opinione, è grave come alcune droghe d'abuso. Quando guardi il telefono, hai mai notato che quando stai al telefono e scorri Instagram dici «Wow, questa roba è divertente, fa ridere», ma poi ci rifletti un attimo e dici «Ma non mi fa sentire bene». E nonostante questo lo fai comunque. È esattamente il modo in cui le persone parlano del consumo di droghe, esattamente il modo in cui parlano del consumo di alcol, del gioco d'azzardo. Anticipi questa eccitazione, ma l'entusiasmo non si presenta e quella è la dopamina che viene esaurita. Per godertelo di nuovo, devi prenderti del tempo di riposo. Ora, con la pornografia è un pendio scivoloso. C'è anche un intero aspetto della pornografia che è... Se le persone perseguono la pornografia e non perseguono le relazioni, c'è il potenziale pericolo che raggiungano i 30 anni e che abbiano una disfunzione. Quello che sto dicendo è che probabilmente i giovani ne sono dipendenti, specialmente con questa accessibilità alla pornografia. Perciò mi viene da dire, sii consapevole. Ognuno è diverso e le persone devono stare attente a questi circuiti, ma... devi davvero proteggerti. È una cosa veramente molto importante. E in linea con il nostro tema aggiungerei che per non sregolare i livelli di testosterone consiglio assolutamente di evitare la pornografia. Chiaramente tutti hanno la loro soglia per ciò che è troppo. Per alcune persone questo numero potrebbe essere zero. Per altre persone potrebbe essere qualcosa di diverso, perciò varia. Sarebbe diverso usando magari l'immaginazione invece di vedere immagini. C'è una differenza tra video e il vecchio stile di leggere riviste e cose del genere. O persino ricordare esperienze passate. Sì, su questo possiamo speculare, ma sai, un'immagine vale più di 1000 parole e un film vale 1 miliardo di immagini quando si tratta dell'impatto che ha sul sistema nervoso. Penso che sia corretto affermare che qualsiasi problema esista nella società odierna quasi certamente esisteva 100 anni fa. In una forma diversa, ovviamente. Immaginiamo di essere 100 anni nel passato. C'erano anche allora i coniugi che tradivano, le persone che morivano, sfide fisiche da affrontare. C'erano ancora... Sai, tutta quella roba è incisa dentro di noi, a un livello profondo. Nessuno di quei circuiti è cambiato, sono solo le circostanze che sono cambiate. Perciò, 100 anni fa non c'erano i cellulari, ma potrei scommettere che c'erano comunque delle forme di pornografia. Probabilmente era difficile l'accesso, ma sicuramente anche oggi in alcune parti del mondo è molto difficile accedervi.
Quindi, sicuramente è sempre stato difficile definire cos'è salutare. Questa è una delle grandi sfide. Sappiamo tutti cos'è un disordine alimentare, ma cosa significa mangiare sano? Penso che, prendendo come base questa idea che le relazioni siano sane, le amicizie siano sane, le relazioni romantiche siano sane, allora tutto ciò che inibisce il proseguimento e il funzionamento di relazioni sane deve far scattare la domanda: aspetta un secondo, questo comportamento sta rovinando la mia relazione? Non so quale sia la linea, ma dobbiamo stare attenti ogni volta che siamo sopraffatti da potenti immagini di crescente intensità. È lì che inizia a entrare nell'esaurimento della dopamina. Ed è lì che inizia ad entrare nell'esaurimento ormonale di cui stiamo parlando, e viene coinvolta anche la violenza. A molte persone piace guardare la violenza di un'apocalisse zombie mischiata a del sesso violento e tutto all'interno dello stesso film. E la domanda è: quanto forte stiamo guidando il sistema? E se qualcuno là fuori si sente deluso, è molto probabile che il suo sistema dopaminergico sia stato spinto troppo forte. Ti racconto un breve aneddoto di un amico che ha un figlio. Ha 21 anni, si è diplomato al liceo, è andato al college per un po' e poi ha deciso di mollare. Ha smesso di lavorare, ha smesso di allenarsi, lui non fa più niente. Non lavora, niente. Si può definire un fallito. E l'hanno visitato, hanno diagnosticato la DDA e poi ha sentito parlare dell'esaurimento della dopamina. Mi ha chiamato e mi ha detto: farò un mese di niente videogiochi, niente telefono e niente di niente. Sono passati 25 giorni e sta correndo di nuovo, si sta allenando di nuovo, sta tornando di nuovo al lavoro. Fantastico. E lui pensava di avere la DDA, ma quello che è successo è che era corto di dopamina, non riusciva a concentrarsi, non gli importava di niente. E così il telefono ed il vivere in questo flusso costante di film che sono davvero, davvero stimolanti su YouTube e tutto il resto. Voglio dire, siamo su YouTube in questo momento, io uso YouTube per i miei podcast, ma devi sapere quando chiudere la valvola. Ed ecco cosa dico a me stesso. Chiudi quella valvola in modo che possa continuare a godermela. È come abbuffarsi di bistecche. Sono deliziose, ma a meno che tu non abbia digiunato tutto il giorno, non ne mangerai 9. Quindi, se vuoi continuare a goderti le cose e perseguire le cose, devi sapere quando chiudere la valvola. Nessuno ci ha mai detto che dovevamo farlo. E questa è la sfida. Vale anche per il bagno ghiacciato. È uno studio condotto dall'Università di Praga. Aumento del 250% di dopamina e norepinefrina. Con 3 minuti in acqua ghiacciata avrai un aumento del 250% di dopamina, ma se continui a farlo per molto tempo otterrai sempre meno dopamina. Devi capire cosa stai facendo. È come il tuo primo pre-workout. Ti senti come se potessi saltare sopra un edificio. Poi ne prendi 2. E molto presto ne stai prendendo 4, e poi 4 espressi, e sei seduto nel parcheggio a mandare messaggi sul tuo telefono. Cosa sta succedendo? Beh, la tua dopamina è esaurita. Quindi, non esaurendo la dopamina, non esaurirai la tua capacità di aumentare il testosterone. Quindi, competizione, sforzo, allenamento breve e intenso, allenamenti brevi e intensi e sonno. E poi devi nutrirti. So che molte persone amano il digiuno, ma stavo per dire che mangiare poco può schiacciarti. Il corpo informa la mente se c'è o meno abbondanza. E al cervello e al corpo piace coordinare tutte le cose buone che il testosterone fa, come il desiderio di accoppiarsi, il desiderio di lavorare. E quando è esaurito, è come se il conto in banca fosse esaurito. Il tuo corpo e il tuo cervello sono intelligenti nel dire che non puoi spendere, perché non hai risparmi.